Reato prescritto. Dopo 4 ore di Camera di Consiglio arriva la sentenza della Cassazione convocata a Sezioni Unite. Un verdetto che mette la parola fine al processo Mirs e che avrà un impatto immediato anche sul procedimento gemello a carico di Silvio Berlusconi, fermo in primo grado per effetto del lodo Alfano, poi bocciato e la cui ripresa è quindi prevista per il prossimo 27 febbraio. Il reato di corruzione in atti giudiziari contestato all'avvocato David Mirs è estinto per prescrizione, dicono i supremi giudici, che hanno così annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado che condannava Mirs a 4 anni e 6 mesi di reclusione. La partita si giocava sulla data della consumazione del reato, da cui far decorrere la prescrizione. Le motivazioni della sentenza si conosceranno entro i prossimi 90 giorni. Intanto la Procura Generale, nella sua requisitoria, aveva stabilito che l'atto di corruzione è avvenuto nel novembre 1999 e da allora sono trascorsi più di 10 anni. Anche se, aveva aggiunto il sostituto procuratore generale Gianfranco Ciani, non vi sono i presupposti per il proscioglimento nel merito di David Mills. Insomma, l'avvocato inglese è colpevole, ma il reato a lui contestato è prescritto. La Cassazione ha invece confermato la condanna dell'avvocato a risarcire 250.000 euro a Palazzo Chigi, costituitosi parte civile, per danno d'immagine. Adesso i giudici di Milano, che avevano sospeso il processo a carico del presidente del Consiglio in attesa della sentenza della Cassazione, non potranno non tener conto di questo verdetto. Ma questa è una partita decisiva solo a metà per il Presidente del Consiglio, perché lunedì a Milano riprenderà il processo sulla compravendita dei diritti televisivi. Katie Riga, Sky TG24.